Deresci a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo episodio su Dark Souls Remastered, un nuovo episodio in cui andremo ancora una volta a recuperare le cose che mi sono lasciate indietro. In particolare utilizzeremo la bambola che abbiamo trovato nella nostra cella presso il rifugio dei non morti per interagire col quadro qui ad Anor Londo. Ora io voglio vedere se effettivamente questa cosa era intuibile anche da una persona normale. Bambola insolita. Strana bambola con strani indumenti. C'era una volta un abominio che non aveva posto in questo mondo. Lei teneva stretta questa bambola e finì per disegnarsi un mondo freddo e solitario. Ok, disegnarsi un mondo freddo e solitario. Disegno, quadro. Sì, ci si poteva arrivare, ma stata boh, dura per chi ha scoperto questa cosa la prima volta arrivarci effettivamente. Non lo so, ho paura di dirlo troppo ad alta voce perché poi magari i fan di Dark Souls si insorgono e lungi da me. Però effettivamente alcune cose mi sembrano un pochettino tirate per i capelli. Comunque, poco importa. Andiamo a esplorare questa nuova zona. Sono molto curioso, come potete vedere ho fatto ritornare Lodovico umano, ho utilizzato una delle umanità che avevamo recuperato presso il Grande Vuoto tramite l'esplorazione di quel luogo. Anche lì non mi è chiarissimo come si ottengano le umanità, ma poco importa, credo uccidendo determinati nemici. E ho equipaggiato a Lodovico il vestito nero orlato d'oro. Quindi siamo tornati ad avere un aspetto quantomeno decente. Guardate che carino che è con questo cappuccetto. Gli sta proprio bene. E niente, qua dobbiamo uccidere tutti questi tizi qua. Questi ninja che riusciremo a shottare senza troppa difficoltà. Oh, hey! Quanta agilità! Ah no, credo di aver beccato anche quello dietro. Cosa mi state dando? Coltelli. D'accordo, spade. No, benissimo. Sentite, io ho un lavoro da fare. Vedete di schiattare. Siete tanti, siete sempre tanti. Questo scudo è fantastico comunque, eh. Ah, non ho potenziato né scudi né armature in tutto il gioco praticamente. Ho potenziato solo un pochettino i gambali da cavaliere d'argento, ma non è che poi li abbia sfruttati più di tanto. Ah, eccolo qua, il disegno con un paesaggio innevato. Sì, effettivamente. Altro che disegno, ragazzi, un quadro enorme. Però ok, vediamo un pochettino che succede. Oh, cutscene! Così rare in Dark Souls e così importanti. Fammi vedere che usi la bambola. Oddio. Mamma mia, ragazzi, mi sono spaventato. Mondo dipinto di Ariamis. E non si può tornare indietro. Sbaglio? Ma questo è il DLC di Dark Souls 3? Non l'ho giocato, ma l'ho visto. Almeno questa parte qua l'ho vista. Eh sì, era il mondo dipinto di Ariamis. Ah, ok, un ulteriore riferimento, collegamento al primo Dark Souls. Va bene. Ok. Sto rigiocando Dark Souls 3 in contemporanea, quindi pian piano penso che mi recupererò anche il DLC. Oh, già qua c'è una stradina imboscata. Vai, Lodovico, scopri, cerca, cerca. No, non era così imboscata, semplicemente permetteva di tagliare una porzione di scale, ma in realtà ci ha semplicemente allungato il tragitto. E qui abbiamo un bel falò. Ok, sono molto curioso comunque. Allora, non possiamo ancora avanzare di livello e non utilizzeremo anime per farlo. Dai, tu sei una super pippa. Sei riuscito comunque a farmi danno anche tu. Oh. Allora, state un po' calmi. Allora, laggiù c'è un drop. Riesco a prenderlo così? No, forse così. E dai. Perché purtroppo non ho frecce.
sprecando le mie frecce dell'anima in una maniera veramente becera, ma... Dai, l'ha attraversato! Però forse non si può proprio prendere così. Vabbè. Non c'ha nemmeno una balestra, niente. Che continua a girare come un poveraccio. Proprio genovese, senza nulla. Risparmio sulle frecce, capite? Che babbazzo. Boh. Arco composito, sì, ma senza frecce. Ah no, quattro frecce ce le ho. No, non sono frecce, sono quadrelli di legno. Ah, freccia grande, no, no, ok. No. Ah no, ma scusate. Non cade il corpo. Ah no, no, no. Mi sa che devo tagliare la fune. Ah beh, niente. Allora basta. Vabbè. Allora, questa porta sicuramente non si potrà aprire da questa parte, infatti. Prevedibile. Ragazzi, scusate se in questi episodi faccio un po' più il cazzone, ma mi sento particolarmente rilassato col fatto che non sono episodi di trama. Sono più spronato a dire stupidaggini. Mi sta scaricando anche la batteria del DualShock. Mannaggia. Oddio. Ah, no, no, no. Che schifo sei? Scusa. Che non se ne va la scritta dell'anima del cavaliere valoroso? Ok. Succederà qualcosa di brutto? Ti fai esplodere? Sicuramente. No? C'è una strada anche qui. Succede? Sono molto più forti del normale, non devo sottovalutarli. Solo perché sono i nemici base, che più base non si può che incontri nel rifugio dei non morti. Non devo comunque sottovalutarli. Mori. Ok, anima del cavaliere valoroso, perfetto. Ah, qua potremmo buttarci di sotto. Oh, ehi, ehi, ehi. Ma qua un backstab ci stava, non... sono forti, eh? Aspettate, perché io non ho la più pallida idea di che livello sia necessario per affrontare quest'area. Faccio tutto il figo, però... Umanità gemelle, ottimo. Non escluderà il fatto che sia un'area tosta. Presa in pieno. Stronzetto arrogante. Oh. Ok. Pardon, datemi un momento per caricare il pad, che sennò qua non c'è il tasto pausa, rimaniamo fregati, eh. Ok. Ah, ma siete dei piromantini voi! Ma che bravi! Ciao! Madonna! Siamo potenti! La mangiamo quest'area, boss compreso. Oh! Topi bianchi! Topi delle nevi! Anima di guerriero coraggioso. Immondizia, muri visibile però. No. Ok. Vale sempre la pena menare qualche fendente. Ok. Bene, qua abbiamo pulito. Fatemi fare un ulteriore giro per sicurezza. Ah, qua si cadeva di qua. Oh, aspettate, qua possiamo cadere? No. No. Ok, di qua torniamo a questo punto, va bene. Ah, aspettate però, aspettate un attimo. Mi è venuta in mente una cosa, dunque. C'era un corpo appeso. Ed era di qua. Arriverà in qualche altro modo. Aiutami, telecamera.
Probabilmente sì, bisognerà fare un giro strano. Dai, dai, non perdiamoci in quisquilli, andiamo. Poi se ci lasciamo qualche drop indietro non sarà nel primo o nell'ultimo, via. Ok. Muori. Sono contento comunque di essere tornato a esplorare dei borghi. Mi piacciono queste ambientazioni più medievaleggianti che fantasy. Ok. Ah, sì, dobbiamo tagliare la corda, va bene. Non basta colpire i corpi con una freccia, bisogna proprio tagliare la corda. Ok, ah. C'era un piano sopra, eh? Ok. Anche qui, scusate, ma fatemi controllare un attimino. Ok. Va bene, avanziamo. No! Non volevo cadere così in ignoranza. Ok. Nada. I topi stanno sempre nelle profondità degli edifici, delle fogne, nelle zone umide, giustamente. Anche la collocazione dei nemici comunque in Dark Souls è fatta bene. Se trovi un nemico in un'area, e magari un nemico che hai già visto, c'è un motivo per il quale è lì. Qua sicuramente c'è, infatti c'è qualcosa, però ci arrivo con un bel saltone. Ecco qua. Moneta d'oro. Vabbè, nulla di che in realtà. Oh, cosa ci stava lasciando dietro? Eh sì, e i topi danno umanità. Da dove siamo caduti? Ok. Ok, forse abbiamo anche abbastanza anime per salire di livello adesso, eh. 41.218. Opla. Opla di, opla da. Qua si può scendere. Sento un rumore. Non so se lo sentite anche voi, ragazzi. Forse ho le allucinazioni sonore, però. Come. Di qualcosa di incantato. Mi sto a fare un viaggio, però. C'era anche un'altra strada. Ah, siamo tornati. Aspettate però. Siamo tornati qua sopra. Ok. Che schifo. Questo invece era un rutto. Vi assicuro che non sono stato io. Ma tu sei ancora vivo? Sei tu che hai ruttato? Schifoso. Oh, fammi scendere. Quindi? Cioè, devo subire, eh? Vabbè, sali allora. Tanto mi curo. Bravo. Va a vedere. Oh, l'ho esagerato. No. Vabbè. Poco danno. Ok, quindi ci ricolleghiamo alla parte sopra. Questo topo. Ah, qua non ero passato. Ma aspettate un attimo. Sto esplorando male, eh. Cioè guardiani dipinto. Ah, erano i guardiani del dipinto quei tizi. D'accordo. Ok. Ah, allora dobbiamo ritornare sopra per forza, direi. Sto facendo attenzione a non cadere di nuovo come scemi. Credo di sì. Ok. Che prima sono caduto come un pirla. Ma è ovvio che ricado. Facciamo un muro invisibile? No.
Oh, e dai, dove devo andare? C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Allora, di qua si cadeva e si arrivava nella stanza dei rattazzi. Giusto? Di qua non c'è niente però. Io come faccio a proseguire? Mi ricorda quel momento in cui la prima volta arrivata da North London non capivo che bisognava camminare sui tetti e mi sono perso in un bicchiere d'acqua per un po'. Spero non ricapiti. Ah, che stupido invece. Stupido, stupido, stupido. Uovo vermifugo. Ok. Ma scusate. Ma vabbè, sono completamente fesso, cioè. Sono veramente un pirla. Ah no, no, no. Ok, era normale che non ci potesse arrivare in altri modi. No, c'era una scala lì. Scusate un attimo, sono veramente così cieco? Perché io mi sono limitato ad entrare qua, a far fuori questi tipi e mi sono fumato completamente tutta questa parte qua. Vabbè, ragazzi, sono stanco, non so cosa dirvi, cioè. Sono stanco e bollito, evidentemente. Ok, qua abbiamo altre strade. Un droppino lì, però si prenderà facendo uno strano giro. Una scala qui. Una scala molto alta, oddio. Un tanto di arpia. Cadi, arpia. Ok. Cavolo, altra arpia. Cadi arpia. Morta arpia. Da questa altezza sì. Al punto che rischio di crepare anch'io. Oh. Pietra rossa. Che bello, ragazzi. Oh. Quello cos'è? Un drago? Guarda che vista però. Quella sembra la torre di Pisa. Ok. Fighissimo. Spettacolo, spettacolo. Va bene. Allora qua c'era questo e null'altro. Lì sotto vedo della nebbia. Potrei buttarmi, non credo che mi farei troppo male, però prima. Ciao. Ok. Posso anche cadere giù di qua, in realtà. Troppe strade. Ci riesco con un salto. Sì, no! Creduto tantissimo. Vabbè, ormai siamo qua. Anima del guerriero coraggioso. Ma l'anima del pirla non c'è qua come. Ok. Sì, lei si può fare un giretto, va bene. Sembra un'area in cui è facile perdersi o sbaglio? Adesso come faccio a. Ah, che palle. Scusate ragazzi, faccio vedere per 3000 volte la stessa area, ma credo che sia l'unico modo per tornare indietro, ahimè. Ok. Ah, ridaglie.
Vi parlerei un po' della lore di Dark Souls in questi tempi morti. La verità è che non ci ho capito tantissimo. Però mi sto documentando. Sto cercando di documentarmi dai maestri di questo gioco. E in effetti sto scoprendo un sacco di cose molto 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 interessanti. Però la maggior parte penso di volerle comunque approfondire una volta conclusa la partita. Per quanto ignorante. Per quanto ignorante, questa è la parte di gioco. Ah, ecco, così torniamo qua. Non c'era della nebbia? Sì, qua c'è un portone. È la parte di gioco che rappresenta la mia blindrun, ecco. Sono riuscito a dire quello che volevo dire. Di qua dovremmo arrivare a quel cortile che si vedeva dall'alto. Ho una boss fight terrificante. No, al cortile. Oddio. E chi sono questi spartani? 300. Oh, oh, oh. Ma scherziamo. Ma vedete di morire. Ma chi siete? Legionari. Assurdi. Assurdi. Che razza di nemici. Ma cos'è? Ma è un mid boss, forse? No, beh, sono debolissimi, però. Sfruttiamo la città della Claymore. Leonida. Ma vaffanculo. Possiamo anche fare il backstab. Pardon. Ah, ma fate malissimo! Non vi devo sottovalutare, mannaggia! Non vi devo affatto sottovalutare. Così. Oh! Ok. Ma che cazzo? 54.000 anime, ridendo e scherzando. Umanità. Ok. Diamoci un'altra cura. Qua non c'è niente, direi. Qua c'è un cortiletto. Voi siete vivi? Sono stati uccisi da questi tizi, credo. Oh, cavolo, è molto più grossa di quel che pensassi l'area. Mi sa che non ce la caveremo con un solo video, sapete? Era mia intenzione chiudere tutto qua, un po' come fatto nel grande vuoto, chiudere tutto in questo unico video, ma la vedo dura. Anima cavaliere valoroso, ok, anima cavaliere valoroso, ok. Geremia re invaso? Piromanzia ondata acida, figo. Allora, tu, chi cacchio? Oh! Oh, Geremia. Ah, finalmente. Porca pupazza, 56.000 anime da recuperare al volo, ragazzi. Che cazzo? No, potevo aprire questo shortcut sicuramente. Fesso, fesso. Ah! Madonna mia. Allora. Vabbè, so che la fretta è cattiva consigliera, ma non ho intenzione di far stare quelle anime lì ancora per molto. Qui corriamo. E andiamocela a riprendere istantaneamente. Una spadata della vecchia. Perché sì. Ah, non sei morto? Ah, che cretino, non sono tornato umano. Allora. Non riesco a capire quanto è alto qua. Vaffanbrodo. Ok. Speravo di sopravvivere. Ma è stato un atto incauto comunque da parte mia. Ehi, tutti qua?
No, respawnano! Facciamo una bella cosa. L'anello del sacrificio. Non sarebbe una stupidaggine. Comunque devo tornare umano. Adesso lo spirito non ci invaderà più. Forse da qua. No. Aspettate un attimo. No, 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 qua mi perdo. Niente, riprendiamo le anime subito. Priorità alle anime. Non di qua. Che cazzo? C'è anche uno che sta rompendo le palle con l'arco. Ok, questo volevo capirlo. Ok. Vuol dire che da queste parti, probabilmente scendendo quelle scale, c'è lo shortcut per aprire l'ingresso. Allora, Geremia non dovrebbe più romperci, grazie a Dio. 60.000 anime, cioè. Di cosa cacchio stiamo parlando, ragazzi? Ok. Ora. Facciamo fuori chiunque ci si pare dinanzi. Ah, questo è lo shortcut. Senti. Sto facendo un'animazione, non mi interrompere. Ok. Umanità. Vabbè, oh. Ma scusate. Qua c'ero passato, vero? No, quanto sono fuso oggi. Ditemi che. Cioè, non c'ero. Ah, no, sì. C'ero passato assolutamente, tipo 5 volte. Non ci veramente. Non ci sto dentro per niente. Ok. Sediamoci. E avanziamo di livello. Stamina. Dopodiché, torniamo umani. Potremmo anche ravvivare la fiamma. Ma sì, dai. E ora andiamo ad affrontare Geremia, il re. Ok, ti basta? Perché lo spirito di Geremia non mi vade? Sono umano? Sì. Eravamo qua più o meno. Forse perché ho ucciso tutti. Guardate cosa stavo lasciando lì, un droppettino. Dai, Geremia, voglio vendetta. Ti ho sottovalutato. Ma non ho intenzione di farlo più. Forse. Ah, eccolo qua. Io sono un vigliaccone, sono un vigliaccone. E non ti lascio nemmeno uscire. Ciao, Gere. Molto breve ma intenso. Recupera il potere rimasto dallo spirito oscuro. Frusta dentata. Grazie. Aspettate. Leggiamo la descrizione della frusta dentata. E scopriamo qualcosina di più su questo Geremia. C'è un mio amico che in Dark Souls 3 usa la frusta. Beh, non male, 300 sanguinamento. Figa. Frusta con punte acuminate. Poco efficace contro armature scaglie e formidabile contro nemici privi di corazza. Causa copioso sanguinamento. Cioè, non solo sanguinamento, ma copioso sanguinamento. Qua c'ero già passato, mi pare. Ma l'arciere che mi molesta? Ah, è uno di quelli lassù. Vabbè. Fiasche addirittura.
Perché così tante? Una prerogativa di questo luogo o c'è qualcos'altro dietro? Posta... No, no, voi no! Voi no, voi no! Voi no, ragazzi, voi no, vi prego. È andata bene. Scusate, com'è possibile che ho già 56.810 anni? Corretto più Geremia, eh? Mappate. Vabbè dai, non mi fate più così paura. So che sapete essere molto pericolosi, però... Oh! Nelle catacombe mi spaventavate molto molto di più. Maledetti voi. Ok. Ma non c'è nient'altro? Mi pare strano. Oh. Evidentemente no. Ah, questo è un muro in... dai. Questo era evidente, anche perché sennò da dove caspita venivano questi tizi. Oh, è qua? Ma sì, facciamo le cose a caso. Senza nemmeno leggere. Oh. Ok, la dama col bambino. Cavolo, è una Madonna questa. E ci ha aperto quel portone. E c'è una nebbia. Quella è la nebbia di un boss. Sicuro come l'oro, ragazzi. Va bene. Questi sono tutti invisibili. Allora, però. Calma. Esploriamo prima da questa parte. Cercare di mapparmi. Ok, per fortuna questo non è un muro invisibile. Cercare di mapparmi l'aria nella testa. Ah, qua ci sono già delle scale che ci portano. Ah, fuori da questo pozzo. Quindi noi potevamo scendere di qua. Ok, vabbè, questa è l'uscita. Però ci deve essere molto altro da vedere. Spero. Ah, mi sa che mi sono già aperto. Ok, di qua invece. No, no. Ma tu sei... vabbè. Piromanzia ondata infuocata. Ah. Tu eri innocuo in realtà, però vabbè. Ragazzi, è tutto un po' in cacciara, però mi capite. Siamo arrivati alla fine. E ormai come la va. Tutto si ricollega. Ok, all'uscita. Dove c'era il tipo che abbiamo appena colpito? Sì. Ok, va bene. Forse è meno labirintico di quello che sembra al posto. Andiamo a proseguire di qua, dove c'è il droppettino. E direi che abbiamo fatto chiave della tenuta. Chiave della tenuta. Attenzione, questo è un oggetto raro. Chiave. Chiave della tenuta, chiave della tenuta, chiave della tenuta. Annessione al mondo dipinto. Chiave che annette? Cosa vuol dire che annette? Che connette? Nel mondo dipinto di Ariamis, nell'invernale mondo dipinto c'è una struttura simile alla vecchia cattedrale. Essa è usata come una sorta di magazzino. Oh. Intrigante. Ok. Allora, di qua se non sbaglio uscivamo dal pozzo, giusto? Sì. Per fortuna ancora un buon orientamento. Allora, bene, qua abbiamo esplorato. Qua non abbiamo visto una fava invece. Ditemi che è questa la chiave. Mamma mia!
Mamma mia, quando va tutto così liscio, quanto sono contento. Ok. Ah, ecco, ho capito. Dovremmo riuscire a prendere il drop. Qua sto affondare. Eccolo qua. Dovremmo riuscire a prendere il drop di quel tizio dal quale sono caduto un paio di volte. Perfetto, stocco di Velka. Ci leggiamo la descrizione anche di quello, eh. Non temete. Bene, dai, stiamo esplorando in maniera abbastanza precisa e puntuale. Questo è il magazzino. Immagino. Tutti questi piromanti. È un fabbro! È un fabbro! Col tizzone oscuro! Ocio! Credo di aver trovato. Oh, caspita! Escuchame. Oh! Non ti rianimare, ricordo della rappresaglia. Aspettate, aspettate, aspettate. Con ordine perché abbiamo trovato diverse cose interessanti. Allora, lo stocco di Velka. Innanzitutto, una potente e simbolica spada d'affondo usata dall'assolutore al servizio di Velka, la dea del peccato. L'assolutore è il tizio che abbiamo visto dalla chiesa dei Gargoyle, quello che ci ha permesso di fare pace con Sigmire. Non è solo un simbolo, l'assolutore è un guerriero sovrumano e brandisce questa lama incantata usando uno stile di combattimento speciale. Dai, intrigante. Un'arma magica. Figo. Non mi ricordo già più il resto, però. Allora, il tizzone oscuro. Tizzone chiesto per evolvere le armi. La chiesa ha nascosto a lungo l'esistenza del tizzone oscuro ignoto agli attuali fabbri. Evolve le armi divine più 5 in armi occulte. Usate per dare la caccia agli dei efficaci contro i loro seguaci. Figa. Ok, e poi adesso abbiamo trovato ancora un'altra cosa che è il ricordo della rappresaglia. Orecchio raggrinzito dissanguato, ricordo la sconfitta di un colpevole. I cavalieri noti come lame della luna oscura puniscono i colpevoli prendendone un orecchio come ricordo. I cadaveri senza orecchie vengono lasciati come monito per gli altri a infondere timore e rispetto per gli dei. Tale è l'eterno mandato del sole oscuro. Ok, va bene. Allora, facciamo così. Il piatto forte, ovvero il varcare quella porta che si è aperta spostando la statua, ce lo lasceremo per la prossima volta. Ok? Ah, aspettate qua. Non ci siamo mica stati. O sbaglio? O siamo venuti da qua? Siamo venuti da qua. Ok ragazzi, c'era anche un ponte con quella specie di drago, ma anche quello lo vedremo nella prossima puntata. Ah no, ci sta andando in bocca. Dov'era più l'ingresso principale? Dai, su, lasciatemi stare. Di qua, di qua. Ok. Quindi, vabbè, nel prossimo video direi che termineremo sicuramente quest'area e penso andremo anche già a colpire Gwyn. Sono davvero, davvero molto curioso. Io vi saluto, alla prossima ed Ereshkigal! Ci facciamo un livello, top, stamina. Ok, alla prossima ragazzi, Ereshkigal!